Questo è l'album che avete visto mille volte, ma al suo interno ci sono tutte le promo, o quasi, tranne le trophy card, che quelle sono veramente sì letali da comprare, da reperire e da pagare, perché comunque costano molti molti soldi, decine e decine di migliaia di euro. Però ci sono tutte le promo, diciamo, regolari, dalla prima alla terza generazione, comprese quelle esclusive giapponesi. Quindi ho fatto una fatica del diavolo per recuperare tutte queste carte promozionali, quindi questo è l'album sicuramente più raro e prezioso che ho. Ok ragazzi, mi sposto sul box break. Qui con me c'è Federico Lezzi De Masi, come al solito, della pagina Castle of Cards. Te non avevi mai visto l'album delle promo, credo, no? No, è una sorpresa anche per me. Andremo a vedere tutte quelle carte promozionali che sono state inserite in attività molto particolari di Wizards e non solo, certo, per poter vendere, pubblicizzare. Le promo servivano a quello, per pubblicizzare il TCG stesso, per pubblicizzare magari un prodotto collaterale come un playmat, magari lanciare il set delle TCG attraverso le pre-release e mostrare: guardate, sta per uscire Jungle, vedete questo, guardate, sta per uscire Fossil. Quindi è completa, mancano solamente le trophy card. E una carta particolare che probabilmente non riuscirò mai a ottenere, che scopriremo più tardi, anche se ci sono delle trophy card all'interno, non è che vuota i trophy card, però vabbè. Ah ok, questa è una sorpresa, sì, insomma, sì, sì, sì. Una novità. Ce ne sono quattro di trophy card. Allora, io per cominciare vorrei dire due parole proprio sulle promo, no? Perché secondo me le promo sono uno degli aspetti che più differenziano Pokémon dagli altri TCG. Perché sì, tutti i TCG hanno le promo, è naturale, è proprio un elemento fondante, no? del gioco di carte collezionabili. Però Pokémon in particolare ne ha fatto un trademark, un qualcosa di veramente caratteristico, perché non si tratta solo di variant, ci sono anche le variant, una roba foil, una roba con lo stampino pre-release, eccetera, come ci sono anche in Magic, per esempio, oppure roba da teen come c'è in Yu-Gi-Oh!, ma ci sono un sacco di esclusive, ci hanno preso proprio l'ideologia, no, del graccaccia e molde, l'acchiappali tutti, e ti hanno detto: no, tu non devi fare solo i set, devi fare anche le promo, e te le hanno schiaffate nei modi più assurdi, come diceva Dario, sin dal day one. Quindi andavi al cinema, promo, compravi videocassetta, promo, andavi alla Lega, promo, cioè per qualsiasi cosa c'era una promo che ti invogliava a ottenere tutti gli aspetti del lobby, il gioco, la collezione, il cinema, tutto. E questo è una cosa che negli altri TCG non è così prominente, tutte queste esclusive, no? Beh, ce ne sono tantissime. Già la prima pagina presenta belle cose, insomma. No, più che altro c'è da dire anche che questa era una mentalità tipicamente giapponese. Calcolate che sono state fatte anche delle carte che regalavano insieme a delle salsicce surgelate. Quindi, insomma, c'è qualcuno che vendeva tempo fa anche una confezione ancora intera. Quindi figurati un po'. Addirittura, sì, con sì, tutti i salsiccioni, è bello. Scadutissimi, degli anni 90. Scaduti, sì, sì. Vabbè, un assaggino ce lo si. Sì, 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 è per provare, chiaramente. Allora, per provare, si scherza. Innanzitutto io ho raccolto questa collezione in inglese per il semplice fatto che non volevo mischiare le lingue, e ovviamente in Italia non sono state stampate e distribuite in italiano tutte le promo Black Star. Che cosa sono le promo Black Star? Le promo Black Star, come potete vedere da questo Pikachu, sono promo chiaramente marchiate invece che con il logo del set, con il logo Black Star, cioè con la stellina nera creata da Wizards, che indica appunto la promo, e sono numerate. Super iconica. Cioè non ti dicono da quanto è composto il set, perché chiaramente manco loro saperlo, però te le numerano, così se vuoi raccogliere se volevi raccogliere nell'album lo potevi fare, come ho fatto effettivamente io. Questo da noi, ovviamente, perché invece in Giappone non si sapeva assolutamente nulla, e quindi infatti poi, come vedremo, sono senza numero quelle giapponesi. Le unnumbered promo, ma ne parleremo più avanti. Parliamo subito della prima, perché sulla prima c'è da dire molto, e come vedi io l'ho presa difettata. La prima promo Pokémon americana, comunque occidentale, viene chiamata Pikachu Ivy Edera, Ivy, perché sì, c'ha sì, questo sfondo fatto d'edera. Con l'edera, sì. L'ha fatto Kinebushi è quello che ha inventato le energie, però c'è stato un problemino in questo Pikachu, cioè è stato distribuito, almeno in prima battuta, con il logo prima edizione, che non ha questo senso.
Sì, per un motivo ben preciso, perché decisero, così a caso, Jungle. Chi ha immaginato, esatto, di metterlo nelle bustine Jungle. Giustamente c'ha l'edera dietro, una giungla, mettiamolo in Jungle. E quindi appunto, siccome tutte le altre carte, no, della sheet venivano appunto timbrate col bollino prima edizione, è capitato qualche Pikachu timbrato così. Si sono accorti e loro hanno detto abbiamo fatto forse la cazzata. Infatti questa carta è molto rara da trovare col simbolo della prima edizione, perché usciva solo da quei primi pacchetti, quindi immaginatevi la rarità di una cosa del genere. E poi abbiamo stock di Sugimori vari che si trovavano al cinema, che si trovavano nel VHS, si trovavano un po' dappertutto, cioè tutte attività legate comunque alle pellicole cinematografiche. La cosa che mi piaceva molto era appunto il marchio della Warner Bros, che chiaramente da noi non è arrivato. No, perché chiaramente, vabbè, Warner Bros distribuiva le pellicole Pokémon che e veniva applicato qua. Una curiosità su questa carta, che questa è stata scoperta proprio di recentissimo, in realtà questa carta esiste anche giapponese, ma non in lingua giapponese, stampata su carta giapponese, ed è leggerissimamente più satura di colore. Più satura, sì. È leggermente più sottile, perché le giapponesi non hanno lo strato nero Wizards all'interno, se non sbaglio. Si trovava, non mi ricordo, forse dentro anche lì, dentro una VHS, questa carta è stata scoperta di recente dai collezionisti ed è molto cercata. Io non l'ho presa perché, ok, collezionare tutte le promo, ma c'è anche un limite alle prese per il culo, ecco. Va benissimo così. Su questo Dragonite io non parlerei adesso, perché faceva parte di un set particolare, ma Wizard ha ciucciato solamente l'illustrazione. Solo lui, non si capisce perché. E in realtà le altre, poi vedremo, le ha in qualche modo ciucciate, ma facendo una cosa particolare. Poi lo vedremo più avanti. Diciamo che questo Dragonite, che era stato molto di Aoki, che era stato molto desiderato da noi ragazzini, perché era una prova molto affascinante, perché era il Dragonite che si vedeva nel film, no? Che portava le lettere. Finalmente, dopo tanti anni, ragazzi, vi farò vedere a che set apparteneva questo Dragonite, perché da noi è stato distribuito singolarmente, ma in realtà c'erano altri fratelloni insieme a lui. Poi vabbè, di Mew abbiamo parlato già, in realtà, però quello che dicevo prima, no? E essenzialmente rappresenta proprio quest'ideologia del voler promuovere anche altri aspetti tramite, no, la catchphrase acchiappali tutti. Se volevi completare il Pokédex in Giappone, potevi comprare i pacchetti fossili e sperare che ti uscisse il Mew, perché era inclusa come olografica nel set. Da noi invece dovevi andare a giocare alla Lega. Zitti, muti, vai a giocare alla Lega, pigliati il Mew. E così potevi finire il set, insomma, o con quello o con un'altra carta che vedremo tra un po', insomma. Molti lo completavano con col Mew antico, il Pokédex, ai tempi. Ecco qua, poi c'è il Meo, l'Eevee, tra l'altro questo Eevee ce l'hanno invidiato per moltissimo tempo. Tantissimo, sì. Che questo in origine non fu distribuito in Giappone. In Giappone. Ed è meglio, fu distribuito a livello di mosse. Ok. Ne riparleremo. Per l'artwork ne riparleremo, anche perché fa parte di un colpaccio. Sì. E poi qui su queste prime 12 carte, ragazzi, abbiamo sicuramente da segnalare il Mewtwo di Christopher Rush, ovvero il disegnatore del Black Lotus, che è la, credo, l'unica carta occidentale. No, forse ce ne sono altre di un concorso di quinta generazione rarissime, però diciamo del vintage è l'unica carta disegnata da un occidentale. Ce n'è un'altra proprio nelle Black Star, però è sempre concorso Illustrator. Ah, Snorlax. Ok, sì, lo Snorlax è però vero. Sì, vabbè, questo diciamo è un disegnatore pro, ovviamente, sì, esatto. E tra l'altro faceva parte di questa sorta di sodalizio, no? Di scambio, cioè essenzialmente Rush era un illustratore a contratto della Wizards da molto tempo, uno dei più prolifici illustratori di Magic, comunque più iconici senza dubbio. E infatti, se ci fate caso, sullo sfondo di Mewtwo c'è una carta di Magic, non mi ricordo qual è, se è Culla di Gea o qualcos'altro. Però, insomma, lo sfondo è lo sfondo di una carta di Magic, quindi ha voluto proprio omaggiare entrambi i mondi facendo una sorta di crossover. E si vede anche che lui, cioè, Mewtwo, gli hanno detto sì, disegna questa cosa, poi gli ha fatti i lampi sulle mani, insomma, ci sta la classic magia. Crash. Allora, Venusaur, sì, vabbè, di Ken Tsugimori, anche questo ripreso parzialmente da delle promo giapponesi che vedremo successivamente. Io però mi soffermerei più su questo Mewtwo, che questo era un Mewtwo leggendario, insomma, è passato di mano in mano tra noi bambini, e
e soprattutto l'ha fatto Benimaru Ito, che è un disegnatore leggendario, sì, soprattutto di Nintendo, perché ha lavorato anche a molti artwork di Earthbound, ma non solo, insomma, di Metroid. Ma poi c'ha questo stile che effettivamente non si trovava per il momento ancora. Poi questi tratteggi li abbiamo trovati, la Kusube, eccetera, eccetera. Però per il, diciamo, ai tempi era qualcosa di molto strano, questo Mewtwo grottesco, quei polpastrelli molto, diciamo, molto horror. Poi vabbè, il Cool Porygon, che in Giappone in realtà era accompagnato da un'altra carta che vedremo più avanti, sempre con una, un nomignolo prima, insomma, come Cool, appunto, di Cool Porygon. Angry Snorlax. Angry Snorlax, esattamente. Il Cool Porygon veniva dato in maniera sigillata, singolarmente. A me piace un sacco ste robe. C'è Porygon disegnato in computer grafica scadente, è proprio perfetto, cioè ci sta... da Dio. Dove si trovava questo? Nel Nintendo 64? Non mi ricordo più. Sicuramente in giapponese sì, si trovava nel Nintendo 64, erano entrambe promo N64. Poi Dark Persia, lo sai che io me lo ricordo regalato col gelato, Dark Persia, non so perché da bambino, sì, me lo ricordo. Ma in realtà io pure c'ho delle memorie di questo tipo, non sul Dark Persia in particolare, ma su alcune carte che venivano effettivamente distribuite per motivi oscuri da fumetterie, gelaterie o con riviste particolari. Poi non so se sono falsi ricordi creati dalla mia mente di anche bambino io. Di 9 anni. Che poi tra l'altro, a proposito del Dark Persian, molte persone mi hanno fatto notare che non avevano mai visto gli occhi di Giovanni. Boia, come no? Impossibile! La cosa più bella! Eccola! Eccola, c'è l'artwork di stock di Giovanni, zoomatissimo, ed è sullo sfondo che guarda il suo gatto Keishon. Va bene. E per quanto riguarda invece il Team Rocket Meo, allora, il Team Rocket Meo ai tempi era in Giappone, mi pare, era un CD, un micro CD di loro. Poi c'era il Sabrina Sabra, che era una Coro Coro. Cioè, diciamo che la Wii, se non erro, la Wizards prendeva promo giapponesi e le buttava dentro alle sue Black Star promo per altre attività in Occidente. Senza criteri. Sì, a caso. Prendeva una Coro Coro qua, la Natta Wake lì, l'Opsidak, così. Cioè, nel senso, prendeva quelle che gli piacevano. A volte cambiava anche il layout. Tra poco vedremo un Mew che ha un layout neo, laddove invece in Giappone era uscito col layout classico. Quindi... roba un po' strana. Tra l'altro il Team Rocket Meo, è una cosa che mi hanno fatto notare di recente, tutto intorno ha delle silhouette di altri Pokémon, e questa cosa io non l'avevo mai notata, mi erano sembrate delle rocce, sì, quindi, come se stesse spaccando delle rocce. Invece c'è anche una silhouette di Charizard, così lo dico per ingolosire i collezionisti di Charizard, però sono tutti in 3D marcio, tipo, guarda. Sì, c'è Bulbasaur, Golbat, io non l'avevo mai notata, cioè, eppure adesso è palese, una volta che lo vedi è proprio molto palese, però non ci avevo mai fatto caso. Okay. Ci sono i famosi Moltres, Articuno e Zapdos. Oh, e lì volevo arrivare, infatti. Perché fondamentalmente sono state carte ambitissime dai Giappo, se vuoi raccontare, poi racconto dove sono finite questi artwork. È incredibile dove sono finite, vabbè, lasciamo stare, che si sono rifatti con gli interessi poi. Eh sì. E praticamente prima parlavi, no, del fatto che siano stati derubati dei compagni di Dragonite, e in un certo senso sì, però le loro mosse e le loro abilità sono state trasferite su queste carte illustrate da Naoyo Kimura. Tra l'altro le tue non so se hanno una particolarità, perché le primissime versioni furono stampate col nome di Toshinao Aoki, che era appunto l'illustratore del Dragonite e delle versioni delle quali parleremo dopo. Articuno, c'ho così. Ok, alcune appunto furono sbagliate, invece in un secondo momento fu messo l'illustratore vero, che appunto è Naoyo Kimura, e venivano distribuite col secondo film, quindi ti davano un uccello e Mew antico, un uccello a caso e Mew antico. E sono clamorose, Kimura è sempre stato super bravo. I giapponesi hanno rosicato talmente tanto che hanno detto: senti, basta, adesso con un set particolare di cui parleremo più avanti sicuramente io e Fede, il set 2.5, no? Cioè generazione 2.5, cioè i set e-reader con il bannerone, le inserirono in questo mini set e le fecero finalmente olografiche. Quindi per tutti quelli che dicono no, che peccato, non le hanno mai fatte olografiche, in realtà i giapponesi sono vendicati degli americani facendole poi effettivamente olografiche. Quindi esistono olografiche, solo non con il layout vintage, ahimè. C'hanno il layout col bordone, che non a tutti piace, c'è da dire. Io l'ho rivalutato col tempo, per esempio. Vabbè, Pikachu di compleanno, c'è che dire, ragazzi. Abbiamo ricevuto anche in,
in gran festa, è sempre lui, e l'abbiamo avuto anche in italiano, e oltretutto in italiano è l'unica carta olografica con l'olografia americana. Perché in America hanno fatto il Pikachu del compleanno con olografia Cosmo Holo, per differenziarla, appunto, per renderla ancora più unica. Da noi, dato che, grazie a Dio, lo Starfoil Holo di merda che avevano inserito in set base Jungle e Fossil non c'era, abbiamo inserito lo Starfoil nel Pikachu in italiano, perché chiaramente era un effetto olografico che non vedevamo mai. Ed eccoci qua. Bello, ok, abbiamo, vabbè, i Pikachu surf e volo, li abbiamo visti 50 volte durante Platino, durante Evoluzioni, adesso di nuovo, in mille salse, l'abbiamo rivisti e rivisti 100.000 volte. Poi c'è, vabbè, il Pikachu, quello che viene chiamato Bumblebee Pikachu, perché sembra un po' un calabrone, così, un insettone, che è quello lì che fugge nel bosco, che era contenuto nel VHS del secondo film. E poi c'è il Pikachu Snap, che, vabbè, Snap per modo di dire, perché appunto l'illustrazione è uno screenshot di Pokémon Snap, però non è da confondere con le carte trofeo invece di Snap, che non ho, che non hai, vabbè, chiaramente, diciamo, sono un po' problematiche. Tra l'altro, vi dico una cosa al volo: tra queste carte c'era un Gyarados, praticamente, che fa tipo con la lingua di fuori, stranissimo. E questo Gyarados qui è stato 7-8 anni fa su eBay a 1200 euro per anni, cioè nel senso è stato forse 2 anni e mezzo invenduto, perché non se lo comprava complimenti. Nessuno. Complimenti. Poi alla fine qualcuno ha detto, ma forse, insomma, e quindi l'hanno effettivamente preso, però è stato per tantissimo invenduto, giusto per darvi un'idea di come fosse diverso, diciamo, un tempo il panorama della compravendita. No, ragazzi, sì, io ne ho viste in vendita in giro di carte Snap. Vogliamo raccontare, perché non le ho, quindi magari possiamo partire. Niente, era un concorso anche là, cioè dovevi scattare delle belle foto su Snap e partecipare appunto a questo contest. Di questo contest furono resi pubblici i finalisti, come spesso succede, e i 5 o 6, no, forse 8 vincitori erano, se non sbaglio 8. Sì. Diciamo che alcune sono abbastanza discutibili, cioè di tante belle foto che si potevano fare su Snap hanno scelto delle cose un pochino strane, ecco, mettiamola così. Le accettiamo per come sono, perché fanno parte anche quelle del loro tempo, sono molto figlie del loro tempo, però costano un botto di soldi. Impossibile valutarle. Poi abbiamo l'Entei e il Pichu, Cosmo Holo Reverse, bellissimo, che tra l'altro non valgono un cazzo, grazie a Dio. Ora non so se sono aumentate anche queste, ma ai tempi. E poi tra l'altro ce n'è anche un'altra che però è uscita solo in Giappone, non si sa per quale motivo assurdo non abbiano stampato l'ennesimo Charizard qua, però effettivamente guarda che bello. Secondo me non volevano fare un Charizard promo, anche perché a conti fatti da noi non c'era un Charizard promo tra le promo classiche. Cioè sì, c'era gli Stadium, però... Capito, esatto, sì, okay. Lo facciamo ma non lo facciamo, ecco. Ed eccoci qua, a proposito di Lucky Stadium. Qui abbiamo altre robe rubate da riviste, rubate da robe giapponesi. Anche una Masaki abbiamo, un ex Masaki. Sì, di cui parleremo dopo, che cosa sono le Masaki, insomma, ne parleremo dopo. Questa era una vending, cioè prendevano da set vending, da attività promozionale giapponesi, le più disparate carte. Però ci sono due carte esclusive, esatto, occidentali. Pokémon Center e Pokémon Stadium, che io ho presi a 20 euro tutte e due, imbustate con il suo layerino, che ora valgono gli abusi. Bello, bello, c'è quel Chansey lì, entrambi... Ti dico la verità, non ricordo come fu distribuito il Pokémon Center. Il Lucky Stadium era distribuito ovviamente con un con l'apertura... Ah no, pure quello. Mi sa Pokémon Center, sì, anche quello. Sono entrambi all'apertura del Pokémon Center di New York, che infatti è sorvolato dal Charizard, dal Pikachu e dal Pichu. E Lucky Stadium è interessante perché noi ne abbiamo avuta una versione, tra l'altro in 3D bruttissimo, ma i giapponesi ne hanno avute ben 8 versioni. Esattamente. Per ogni zona del Giappone hanno creato una carta stadio con gli elementi caratteristici di quella zona. E New York, aprendo il Pokémon Center a New York, ha flexato e ha fatto il suo Lucky Stadium di New York. E i giapponesi hanno rosicato perché questa non l'hanno mai avuta, quindi hanno la collezione incompleta, a meno che non la recuperino.
recuperino in America. Infine ci sono anche le prime carte promo Black Star, quando Wizards ci stava salutando e stava chiudendo con Pokémon Company, con il banner degli reader. Abbiamo dei fantastici, un fantastico Rapidash, Ho-Oh e Sikun, con addirittura i loghi del film Pokémon Forever e il Pokémon Center di New York. Anche queste sono state distribuite al Pokémon Center di New York. E questo era un concorso invece di disegno. Ecco, questa è veramente una carta assurda, ed era la carta americana di cui parlava, cioè occidentale di cui parlava Fede. È una bella intuizione artistica per un bambino delle elementari, fargli quella Z stilizzata dietro, cioè veramente molto particolare secondo me. Tra l'altro questa qua fa parte di tutta una serie di promo Black Star che fino a poco tempo fa non costavano un cazzo, adesso anche queste sono aumentate un pochino. Poi vabbè, più invece nella pagina precedente c'era il Mew che vi dicevo prima, il Lilipad Mew, che sicuramente avrete visto in evoluzioni perché è stato ristampato come carta olografica, cosa molto apprezzata devo dire, perché non è mai stato olo fino ad allora. E come vedete ha il layout delle carte Neo, quando invece diciamo in Giappone era uscito il layout classico. E poi Lilipad il cazzo è una roccia, io non ho mai capito questa cosa, cioè perché dovrebbe essere una, com'è che si chiama in italiano i Lilipad? Ah, le ninfee, le ninfee, sì, le ninfee invece no, è chiaramente una roccia di un fiume, cioè vabbè. Non lo so. Andiamo avanti. Eccoci qua. Allora, ok, il mio antico, carta leggendaria, ci piace, ci ha affascinato tutti da piccoli. Ma queste sono le quattro versioni esistenti del mio antico, tutte le versioni esistenti, più le 8 energie olografiche promo Lega, ok? Che sono stupende. Vi spiego tutte le differenze, perché è stato molto difficile recuperarle tutte. Dio, poi santo, Madonna e anche Giuseppe. Allora, questa è la prima versione, la versione giapponese, è la versione, come vedete, glitter, tra l'altro c'è anche una print line che ora non si vede, ed è la versione più comune, perché è la versione sbagliata, è la versione che riporta un refuso leggendario, ovvero il refuso Nintendo al posto di Nintendo. Potevano sbagliare tutto, hanno sbagliato il copyright della casa madre. Mamma mia. Ma poi sì, è la più famosa come versione particolare. Non è la più rara, paradossalmente, però è la più famosa, senza dubbio. Ah, poi il retro è bellissimo. La più rara è questa. È quella lì, quella corretta, mi sa, no? Sì, questa è la versione corretta, con scritto Nintendo, ed è la più rara. Sempre giapponese, sempre giapponese. Sì, quindi loro. E tra l'altro, per tanto tempo è stato chiamato Mew egiziano, cose del genere. In realtà quelle lì sono rune, cioè è un Mew scritto con le rune. Da noi in Occidente c'era proprio un fogliettino che veniva dato insieme a lui, una specie di insertino che ti permetteva di tradurre quello che c'è scritto, che se non sbaglio è Pound l'attacco, qualcosa del genere. Questa invece è la terza versione giapponese, Cosmo Holo, come vedete è molto bella, sempre il back olografico, secondo me questa è la miglior versione. E infine c'è la nostra versione, la versione occidentale Cosmo Holo, che come vedete l'effetto Cosmo Holo è più tenue, è più attutito, e i bordi sono più grossi, e soprattutto il copyright, come vedete, è più grande della nostra versione rispetto a quella giapponese. Perché contiene anche la Wizards ovviamente nel copyright, quindi sì, bello, interessante. Oltretutto è una delle sole due carte in assoluto che abbiano ricevuto il back olografico, l'altra la vedremo sicuramente più avanti. Sì, che la vedremo. E queste sono le energie promo, beh, ve le ho fatte vedere, sono incredibili secondo me, incredibili. Soprattutto vedere l'energia arcobaleno ancora più olografica della sua versione Team Rocket fa veramente piacere, ecco. Promo Best! Queste sono altre 9 carte molto interessanti. Promo che fece la Wizards per salutarci, fece 9 carte che riteneva best, che poi non ha nessun senso perché alcune sono esclusive, quindi non... Esatto, cioè la cosa curiosa è che furono fatte inizialmente come best of game, quindi essenzialmente delle promo, ristampe, reprint, che appunto riprendessero carte molto giocate, molto popolari, tipo appunto Electabuzz del set base, Rockets Mewtwo, Rockets Hitmonchan. Però poi totalmente a caso, perché alla Wizards comunque ogni tanto si svegliavano in maniera strana, decisero di inserire Rocket Sneasel, che era una promo legata al film di Celebi. Poi Dark Ivysaur e Dark Venusaur, che erano delle promo Game Boy originariamente, anche queste le vedremo, erano molto più belle che così. E poi spiegheremo perché promo Game Boy, c'è tutta una filosofia giapponese particolarissima. Poi alcune di queste carte furono poi ristampate ulteriormente col bollino Winner. Non esistono tutte col bollino Winner, ma attenzione, un pezzo di merda inglese
diciamolo. Ha creato subito un casino nei gruppi di collezionisti e nei forum, eccetera, di merda, perché ha portato a una fiera il professor Erm marchiato Winner. In realtà quel marchio Winner non era tanto... Sospetto, diciamo così, insomma. Era un po' truffaldino, dai, non si è mai capito, però secondo me voleva prenderci tutti per il culo. Cioè, sembra un po' strano così, vabbè. Sì. E niente, poi anche qua hanno ripreso queste olografie, appunto, reverse, però cosmolo. Infatti queste carte sono abbastanza rognose da recuperare proprio mint, perché si graffiano con nulla, specialmente non si sa perché, proprio Mewtwo e Hitmonchan, anche se quelle valgono di più, si graffiano più facilmente le altre, non si è mai capito qual è il motivo. Toccato comprare PS9 e 10 spaccalle, per forza, per averle unite. Per forza. Con macchietto Winner tutte, chiaramente, ci mancherebbe altro. Tra l'altro invece non si sa perché il Mewtwo e l'Hitmonchan esistono solo col marchio Winner, non esistono normali. Hanno fatto un casino così, delle robe. Vabbè, Wizards, dai. Queste sono le promo esclusive giapponesi. Allora, questo Slowpoke di stock di Sugimori si trovava all'interno del primo playmat, di questo playmat, questo che vedete, questo di spugnoso. Però intelligentemente i giapponesi cosa hanno fatto? Sai cosa si fa? Mettiamo lo Slowpoke completamente libero, sigillato insieme al playmat e alla sua busta di plastica. Bravi. Bravi, complimenti. Poi abbiamo i Makuni. La prima spoof card, quella lì essenzialmente, quindi la prima carta parodia, caricatura, tra l'altro contiene una foto, non sarà la prima, cioè sarà la prima ma non l'ultima volta che fanno questo tipo di roba grottesca, e ha un effetto fittizio, cioè non la potete usare in gioco, se non sbaglio c'è anche la dicitura in basso e vi dice non la puoi usare in gioco, casomai ti venisse l'idea di cantare col tuo avversario e puttanate del genere, non lo puoi fare. Però appunto ritrae questo Imakuni, sicuramente lo conoscete, ne abbiamo anche parlato nelle scorse puntate, questo intrattenitore che faceva un po', se vi ricordate, tipo il sabato Disney, quelle cose lì, la stessa cosa ma coi Pokémon, è un po' un Giovanni Mucciaccia, insomma. Questi Makuni si può trovare anche, perché questa superficie è glossy, cioè lucida, a quanto pare si può trovare anche un Imakuni stampato su carta normale senza effetto glossy, che distribuivano solo a un evento dove c'era Imakuni che tra l'altro te lo firmava, e quella carta lì. Poi c'è il Pikachu, Surfing Pikachu, ma che davano sui treni della JR, e quindi è una versione esclusiva con lo Shinkansen dietro, che parte così, e il Fuji, che è una cosa, secondo me, fighissima questa illustrazione. Abbiamo di nuovo il Mew Lilipad. Io non ho sia la versione giapponese che la versione occidentale delle carte che si potevano trovare in Occidente. Do sempre la priorità all'Occidente collezionando tutto in inglese. Ma questo Mew Lilipad l'ho preso perché non ha il layout di seconda generazione come la promo Wizards, ma ha il layout vintage, cioè quello di prima gen. Qui non ci facciamo mancare nulla. L'Angry Snorlax di cui parlava mio fratello Federico poc'anzi. Eccolo là, molto è bello. Carino anche questo Nintendo 64, il Pikachu Toyota, che è una bella rogna, diciamo, da trovare. Sì. Anche quello mi pare si spellava forse, come anche Arcanine. Sì, no. Io ce l'ho il lei originale, praticamente alla Toyota, se andavi a provare la macchina, mi pare, della Toyota, ti davano questo flyer con dentro l'Arcanine promo che abbiamo prima visto nelle promo Wizards e questo Pikachu. Questo e poi sì, New Vending. Bellissimo il Bubble Mew Baburu, bellissimo, sì, molto carino. E anche qua stocchi di Sugimori, però bellini. Eccole qua, queste si trovavano anche come promo CD, c'era il CD della colonna sonora dell'anime, e dentro c'erano varie carte, comprese queste, e tra l'altro anche l'Arcanine che si trovava dalla Toyota. Poi c'è Please Trade, che è una eccolo là, se vuoi parlarne. Sì, l'abbiamo citato poc'anzi, ed è l'altra carta olografica sul retro, la seconda carta olografica sul retro, cosmolo, seghe infinite, boia, bellissimo, sì, questo ce l'ho in doppia copia per averne uno girato davanti, uno girato boia di... No, io a questo livello di malattia non ero ancora arrivato, però è interessante. Ci penso io. E quindi questo Please Trade o Trade Please, non mi ricordo quale delle due versioni sia, comunque, perché ne hanno fatto uno e si chiama in un modo e uno nell'altro. Però essenzialmente cosa ti permetteva di fare?
ti permetteva di scambiare determinate carte e ottenerne delle altre, un po' come il PC di Bill, poi vedremo con le Masaki. Era una campagna e ti permetteva di avere le tre evoluzioni degli starter che abbiamo visto prima. Poi le ristamparono nel CD e le presero tutti così. Poi abbiamo varie promo Coro Coro, che ovviamente venivano inserite dentro Coro Coro per pubblicizzare i set nuovi. Quindi abbiamo delle vending esclusive che pubblicizzavano i set vending. Abbiamo un Meo Rocket esclusivo che pubblicizzava il set Team Rocket. Abbiamo varie carte degli allenatori mai uscite in Occidente. Ecco, per i La cosa bella è che praticamente, come diceva Dario, queste qui erano fatte per accompagnare il set, e talmente era forte questa cosa qui che avevano proprio il simbolo del set, quindi erano delle specie di fuoriserie, se vogliamo, da ottenere in altro modo e per completare il set. Tra l'altro c'è quel Farfetch di Comiglia che a me fa sognare, perché sta giocando ad acchiappa la talpa con i Diglett, è una cosa meravigliosa, sì, molto molto bella. Poi abbiamo l'altro Flying Pikachu che davano sugli aerei, sui voli, quindi ti davano questo flyer quando compravi il biglietto a bordo, mi pare addirittura, e quindi c'è, è una versione alternativa con l'aereo che sta dietro Pikachu, quindi sono tutte versioni esclusive molto fighe. Anche qui un po' idem con patate, sempre carte fuori serie, come diceva Federico, dei set gym. Questa è la prima promo Nattawake. Che cosa sono le... No, c'era un attimo di interferenza con il cavo. Le Nattawake cosa sono? Allora, abbiamo parlato tanto e anche male dell'Aimeno, perché comunque ogni tanto bisogna dirle qualcosina, sennò poi si culla troppo. E l'Aimeno però ha fatto anche cose buone, nel senso che... come dicevo l'altra volta, l'Aimeno fece una serie di fumetti di manga dedicati a come alla backstory di determinate sue stesse illustrazioni del TCG. Quindi, per esempio, c'è la storia del Dark Charmeleon che ha illustrato lei e che racconta di questa recluta Rocket bullizzata, eccetera, eccetera, che alla fine riesce a ottenere sto Charmeleon, e poi Dark Charizard che compare in questo fumetto e, ringraziando Iddio, poi nelle carte l'ha disegnato Sugimori, perché... vabbè, lasciamo perdere. E c'erano anche delle carte esclusive, delle quali ovviamente si raccontava la backstory, ma che non facevano parte dei set convenzionali, ma appunto venivano distribuite in tandem con questi fumetti e raffiguravano alcuni altri Pokémon, tipo abbiamo visto prima Psyduck, che stiamo vedendo ora Mankey. Vedete che è palese che ci sia una storia dietro, c'è sto Mankey che viene mandato in avanscoperta dagli altri per fottersi le mele da lisciare, suppongo. Insomma, diciamo che era una cosa particolare, era una cosa simpatica che avevano voluto aggiungere come ulteriore layer di profondità. Esistono delle backstory ufficiali di alcune carte delle... Io tra l'altro l'ho letti tutti quei fumettini, cioè li ho visti, molto figo, molto interessante come idea. Poi c'ho i Diglett e Dugtrio. Cos'era, un torneo questo? Mi pare te le davano ad un torneo. È un torneo dove dovevi competere con degli amici, mi pare, una cosa del genere. Se non sbaglio, sì, era qualcosa del genere. Comunque sì, è bello perché il Diglett c'ha quel labirinto disegnato dietro. Ah vabbè, il Dragonite, vabbè, bellissimo. Bellissimo, questo è ricercatissimo, promo Game Boy. E poi abbiamo le Masaki. Mi lasci sfogare un attimo sulle Masaki, per piacere? Okay. Allora, le Masaki che cazzo erano? Ne ho parlato anche nel video delle carte Pokémon. Praticamente erano carte che ti dava la Media Factory, la casa distributrice delle carte Pokémon ai tempi. Dovevi mandare una lettera con un Kadabra e la carta PC di Bill, la vediamo dopo. E la Media Factory ti mandava un'altra lettera in risposta con il Kadabra evoluto, cioè quindi scambiando delle missive, un po' come nel gioco, scambiando il Pokémon si evolveva, ti tornava evoluto. Però, Dio Cristo, hanno ficcato la carta tra due mezze lune di carta, senza protezioni, quindi veniva trattenuta da queste due mezze lune, e le carte all'80-85% hanno impressa sul back ancora la mezza luna. Io allora ce l'ho tutte perfette, l'unica che c'è, ora provo a farvela vedere, l'unica che c'è ancora un po' una mezza luna è Golem, ma l'ho lasciata così perché non ce la facevo più, ero disperato. Questa cosa qui che tu dici è successa anche, poi vabbè magari lo vedremo più avanti, con una promo, forse non l'hai neanche presa occidentale quella lì, perché in occidente non è Holo, mentre in Giappone sì, però successe che fecero questa cazzata con una promo della terza generazione e tra l'altro la infilarono sotto la porta dei finalisti dell'albergo, diciamo,
diciamo, dove alloggiavano i finalisti di questo torneo. Quindi queste carte sono state magari anche calpestate inavvertitamente e ci hanno, non lo so cosa ci hanno fatto. No, adesso non c'è niente. Boh, è guarita, forse l'Omastar, non lo so, la controllo. Ce n'era una che... Eccola, si vede qua, era l'Omastar. Lui. Omastar che non si capisce perché sia stato inserito, perché comunque non si evolve in quella maniera. Tra l'altro, eccolo qua la mezz'ora. Però... ci sta, anche perché è l'unico Omastar olografico dei set classici prima delle series, insomma. Ci sta, hanno dato un po' di lustro a quel povero Cristo. Stessa cosa Golem, non era mai stato olografico, in Fossil non comune, giusto proprio a sfregio, e qui almeno è olo. Ed è bellissimo. Non ascolto discussioni su questa cosa. La merda. Andiamo avanti. Allora, questo è il stesso discorso un po' con il Mew. L'ho preso perché comunque hanno il layout di prima generazione, nonostante siano Pokémon di seconda. Infatti Wizard li aveva stampati di seconda, con layout di seconda. E poi, ragazzi, finalmente vi facciamo vedere i cazzi e i set che si vanno ad aggiungere al Dragonite postino, ovvero una versione super alternativa di Flying Pikachu con tanto di palloncini e Pikachu in un'altra posa e l'aereo sempre della volo Ana dietro, e poi i tre uccelli leggendari che componevano questo mosaico, questo puzzle sui voli Ana, sempre. Bellissimi, tra l'altro esiste anche una cartolina, se non vado errato, con questi tre uccelli presenti tutti e tre nello stesso foglietto. E questi uccelli sono arrivati appunto da noi un pochino tardi, con Supreme Victors, che è un set di platino essenzialmente, quindi un bel po' di anni dopo, e come reprint di lusso, diciamo, con tutto il layout dorato eccetera eccetera, e olografiche, quindi anche in quel caso l'abbiamo fatta i giapponesi, abbiamo ottenute olografiche, perché invece ovviamente uscirono anche da loro, perché non set successivo, ma coi glitter, quindi glitter, stelline, puttanate, noi ce l'abbiamo cosmolo, quindi godo. Ancora una volta si gode, sì. Poi abbiamo il Bilingual Executor, che veniva dato, distribuito ai vincitori della Tropical Mega Battle, in versione... classica, diciamo, senza l'effetto glossy. Chiaramente però, per soddisfare anche chi non poteva andare alla Hawaii a partecipare a tornei, hanno stampato una versione glossy su rivista, quindi veniva distribuita su rivista. Poi abbiamo... carino. Questa vuoi raccontare te? Che plami, tipo... questa. Sì, queste puttanate le adoro. Tra l'altro, vabbè, piccola parola sull'Executor, adesso esiste praticamente in tutte le lingue perché l'hanno rifatto in evoluzioni, e quindi è stato stampato in bilingua, giapponese, italiano, spagnolo, eccetera. Vabbè, quello è Ama-chan's Slowking. Chi è Ama-chan, questa persona? È il doppiatore di Slowking nel film di Lugia, che ha disegnato anche quel coso, quella roba, e si è anche firmato. In basso c'è il suo anco, non mi ricordo come si chiama, questo timbro, diciamo, e c'è anche il logo del film. È particolare anche questo. Questa, tra l'altro, è una carta con layout di prima generazione, ma Slowking è di seconda. Però è uno di quei Pokémon che hanno fatto da teaser, diciamo, la seconda generazione. Misty's Treatment, credo si chiami. Che si trova questo in un CD, in un micro CD. Perché giustamente Lapras canta, eccetera, eccetera, quindi l'hanno messo lì. Poi, vabbè, Murkrow, che si trovava insieme all'Energia Oscurità con una rivista, anche questo diverso da quello Neo Genesis, eccetera, eccetera. Sì, chiaramente volevano un po' anticipare Neo Genesis, diciamo, e l'Energia Oscura, perché era nuova l'Energia Oscura, che era Oscurità. Hanno voluto dare lustro per una volta all'Energia Oscurità, invece che a quella Metallo, che ricordiamo è sempre più dura. È fondamentale. Va bene. No, è la pubblicità. Sì, chiaro, chiaro. Bisogna sempre ricordarlo. E il Wooper, anche la copia e incolla. Coro Coro. Pubblicizzare Neo Genesis, un'altra Natta Wake. E queste, secondo me, sono una chicca, secondo me. Molto carine. Queste sono la Berry e la Golden Berry, distribuivano la Champion Road degli anni 2000. C'era un torneo, dovevi vincere, mi pare, un tot di volte, e ti davano queste speciali Berry con questo marchio. E queste sono le tipiche promo di nicchia, perché comunque non sono delle vere e proprie esclusive a livello di artwork eccetera, ma la cosa davvero figa è che hanno quello stampino dorato, che insomma è abbastanza inusuale, mettiamola così. Immacolata proprio. Mamma mia, ragazzi, lo metto al culo quando volete. Sempre sul tema Champion Road, davano anche questi tre starter, ma questi veramente sono una chicca inestimabile,
perché sono i tre starter di Neo Genesis che abbiamo trovato anche noi nei set normali, ma ragazzacci, avevano inserito questa stellina di Neo Genesis dorata, brillante. Abbigliato. Queste sono le cose che mi fanno veramente impazzire, impazzire. Lo Steelix di Ito. Mamma mia, bello, a me piace, ti dirò. E dai, dai, ci sta, ci sta. È il solito 3D così marcio e lercio, però ci sta. Poi abbiamo Neo Imakuni, cioè Imakuni si è evoluto, è entrato anche lui nella seconda generazione e ragazzi, esce dalla carta. Questa è una cosa importantissima. La prima carta, la prima illustrazione che esce dal riquadro, quindi molto simpatica. Poi questa cosa è stata ripresa. Neo Dance Imakuni, questo se non sbaglio veniva dato con un CD sì. musicale di Imakuni, ovviamente. E tra l'altro aveva una confezione particolare, eccetera, eccetera. Un'altra Natawa che con Spiro che insegue il povero Sankern. E poi abbiamo sempre due promo che ti davano sui voli Ana, tra l'altro con un metodo di distribuzione stupido, praticamente le dovevi sbucciare, ma al contrario perché le avevano incollate su questi mini flyer. Quindi col tempo, a volte col calore, la colla si scioglieva e strappava via tutta la carta. Io per fortuna anche queste le ho trovate immacolate. E hanno questi sfondi che sono palesemente delle fotografie, cioè un po'. Sì, ma poi li hanno fatti tipo volanti, perché giustamente sono dell'ana e quindi li hanno fatti in volo, in salto. Insieme. Ana ha fatto di meglio, ha fatto di meglio. Questi sono gli 8 Lucky Stadium di cui stavamo parlando prima. L'Hokkaido, il Kanto, l'Onch, cioè c'è tutto ragazzi, c'è tutto. Guardate che belli, dai. Sullo sfondo c'è sempre, o sullo sfondo o sullo stadio, c'è sempre qualche Pokémon caratteristico. Spesso magari le mascotte dei centri Pokémon principali, o il Pokémon che più ci stava, insomma. Che questa bello. Carta, ci sono queste versioni qui, un'altra che sta in un intro deck che sicuramente vedremo, e poi ce n'è appunto quella che abbiamo visto con Charizard e una in Neo Destiny anche, perché è quella di Imakuni. Poi vabbè, quello non R, tra l'altro, piccola curiosità, non è mai arrivato in Occidente. Tu in Occidente, in inglese, non puoi completare l'alfabeto degli Unown normale, diciamo Neo, perché manca quel coso lì. L'altro promo ci è arrivato, questo qui no. Quindi niente, è l'unico non in 3D oltretutto. Infine abbiamo Dark Ivysaur e Dark Venusaur con il layout di seconda gen, non col bannerone. Praticamente erano contenute dentro al gioco per Game Boy del TCG, che vedeva protagonisti proprio loro. Cioè all'interno del gioco del Game Boy c'erano delle carte esclusive fatte proprio in pixel art all'interno della cartuccia del Game Boy, e loro, per incentivarti a comprare i giochi, dicevano: quelle carte che puoi giocare con i pixeloni esistono e te le abbiamo stampate, brutta merda. Così finalmente hanno completato la a parte il povero Bulbasaur, hanno completato i tre starter con Dark, perché c'era Dark Charizard, Dark Charmeleon e Dark Charmander, diciamo così. C'era Dark Wartortle, Dark Blastoise, ma mancavano Dark Ivysaur e Dark Venusaur. Non si è mai capito perché l'abbiamo fatto, e tra l'altro hanno fatto la stessa cacata in Neo Destiny con Meganium, quando l'avrebbero potuto fare light. La cosa bella, diciamo, di queste carte del Game Boy esclusive, o bella in realtà un po' triste, è che nel secondo gioco invece ci sono delle carte che sono rimaste esclusive digitali del gioco per Game Boy. E di queste carte esistono delle scansioni e sono presenti sulla famosa Silver Bible. Non si capisce perché esistano delle scansioni, ma poi non siano mai state stampate. Non riuscivano a piazzarla da nessuna parte, si vede. Bello, c'è il Grand Rockets Mewtwo, perché nel secondo gioco per Game Boy non c'era il Team Rocket, ma c'era il Team Grand Rocket, che era questa roba un po' medievale, particolare, tutti queste tuniche un po' alla Team Plasma. E poi c'è questo Lugia, che è quello che ricordavo io, il falso ricordo che vi dicevo, e riguarda proprio lui. Questo Lugia con lo stoccone di Sugimori, bellissimo secondo me, a modo suo. E accorto. Poi c'è una delle carte promo più belle di sempre, secondo me. Mi spiace, cos'era? Dark Fero. Esattamente, Dark Fero, che era anche abbastanza raro. Si trovava non nei giochi, ma nella guida strategica per il secondo gioco. Quindi pensate voi, proprio nicchia della nicchia della nicchia. E si trovava in questa bustina bianca particolare, abbastanza raro, credo che sia la Game Boy che vale di più tuttora, credo sia la più rara sicuramente.
peccato che non sia olo, perché lo sfondo secondo me si prestava ad essere olografico, così semplice, coi bordoni. Chi è? Kizuki, quello lì. Sì. Poi abbiamo lo Shining Mew, il ragazzi, lo Shining, diciamo uno degli Shining più ricercati, e che noi non ci siamo mai beccati da ragazzini, cioè noi cercavamo continuamente gli Shining e su Coro Coro veniva distribuito questo. E poi, porca puttana, speculatori di merda, questa carta non vale un cazzo, avete rotto i coglioni di metterla a 300 miliardi di euro ora. Ok che prima si pagavano un euro, ora il mercato è cambiato e va pagata di più, però porca puttana non vale nemmeno 1000 euro, merde, siete delle merde. Ne hanno distribuiti 100 miliardi di questi Shining Mew, non è così preziosa. Basta, diciamo basta a questa cosa una volta per tutte. La gente addirittura ha iniziato a metterli davanti al sole per farli diventare ancora più come celesti, per siete stupidi, vi odio. No, sì, è una cosa veramente cretina, ma per anni è stato a 20-25 euro. Io capisco che fosse poco 20 euro, vuoi far pagare 50, vuoi far pagare 100, ma ormai siamo arrivati molto più in là. Questa è una delle carte più costose, che è la Pikachu, il Birthday Pikachu seconda versione. Che sì, sempre di quella versione lì di cui parlavamo, e ha l'artwork alternativo, ha il post festa, quello di prima c'ha tutta la torta sistemata e candeline, questo si sta scofanando tutto invece. Quindi simpatico. E poi questa è una carta molto importante, che è il cambio generazionale, cioè dalla seconda gen si passava a quella col bannerone. Infatti questa veniva distribuita insieme a un'altra carta promo col bannerone, dove c'è una ragazzina che schiaccia il 5 a questo ragazzino per far vedere che comunque si danno il cambio di generazione proprio nelle carte. Molto figo. E poi tra l'altro queste carte qui si utilizzavano venivano distribuite in un torneo in cui essenzialmente dovevi fare una sorta di touch change, diciamo un po' come nei combattimenti, nel wrestling, cioè ti davi il cambio con il tuo genitore o col tuo accompagnatore a seconda della versione e praticamente cominciava a giocare lui, però per farlo dovevi utilizzare quella carta lì che era appunto il cambio per favore. Sei pronto, amore? Ora si va nelle zone calde calde, Oddio, ho paura. Allora, si parte un po' con calma. Le bannate, okay. Le carte bannate. Andiamo velocemente. Queste sono tutte le carte che sono state bannate in Occidente o nello stesso Giappone con dei rifacimenti. Jinx nera, che poteva essere fraintendibile. Grimer che guarda sotto la gonna della ragazzina. Sì, che tra l'altro è stato, se non sbaglio, fu negato proprio dalla Imeno di averlo fatto di proposito. Ma sì, ma per forza, dai, ma figurati se l'ha fatto di proposito, dai. Poi una donna, figurati se disegna un molestatore giapponese in versione Grimer, mi sembra molto strano, non lo so. Questa è la più bella, eh? E per anni è stata ignorata ed esclusa dalla lista delle banned. Non ho mai capito per quale motivo, è proprio super palese che sia diverso da quello occidentale, che tra l'altro è stato fotocomposto male, perché quello nostro è tipo strecciato, bruttissimo. Questo qui è tipo semi-trasparente, sta apparendo in questo cimitero pieno di croci, e voi sapete bene che se magari siete un attimino appassionati di Yu-Gi-Oh! Sapete che in Yu-Gi-Oh! Questa cosa è molto forte, no? Che vengano censurate le croci, le lapidi a forma di croce nelle carte. In Pokémon è successo una volta con una holo importante. Gli americani hanno tolto il cimitero, hanno tolto le croci. Vedete, c'è Gengar tutto da una parte e dietro un piattone di Cosmo Holo. Deserto, sì, non si capisce bene cosa sia. Vabbè, così a capocchia come al solito. Sabrina sembra mandare a fare in culo e quindi l'hanno tolto. Con dita media, non è una battuta. Questo è ovviamente perché c'è la svastica. No, questo Kogas Ninja Trick, quello di prima era Kogas Trap Cops, non me lo ricordo. Comunque questo, ragazzi, c'è la svastica, però è quella buddista, non è quella. È la svastica buddista, e oltretutto è così forte questa roba qui della svastica, è stata così sentita che è l'unica che è stata corretta anche in giapponese, cioè in giapponese nella seconda versione gli hanno messo quell'altro simbolo buddista che c'è adesso anche sulla nostra. La Misty nuda, chiaramente. Misty nuda, anche questa, okay. Avete rotto il cazzo di approfittarvi delle seghe della gente, non costa così tanto, merde. Andiamo avanti. Questo è gioco d'azzardo, chiaramente, per non incitare i sì. Beh, che ragazzini, almeno non istigarli fin dalla nascita, poi ci finiranno lo stesso nei pacinco, ma almeno sì. Comunque la differenza, cioè non è che queste carte non siano uscite da noi, le hanno zoomate un pochino in modo che non si veda la macchinetta ma solo il gioco. Questo perché Sentret puppa direttamente dalla cosa, da questo aggeggio che... Lo sai che come l'ho vista io questa roba qua? Questo è... No,
No, questa è tipo la protesi che utilizzano quando magari al vitellino gli muoia la mamma, no? È quello lì, sì, gli danno, è una sorta di surrogato, è quello lì che intendevo, cioè molto spesso negli zoo, o comunque in realtà, vabbè, anche negli allevamenti lo fanno, appunto, cioè hanno una roba che somiglia vagamente, appunto, alla mamma, però non si capisce perché debba avere le sembianze di una mucca quando Sentret, quello lì. Però vabbè, è latte mumù. L'abbiamo ricevuto in maniera molto carina col Clef che spia i bidoni del latte, che tra l'altro è un artwork che abbiamo avuto fino alla terza generazione, l'abbiamo avuto molto spesso. Poi abbiamo, ci ho voluto mettere anche questo, anche se non colleziono quelle di quinta, però ci ho messo Magmortar che punta il fucile direttamente al lettore, al collezionista. Però sai che il problema non era tanto che puntava il cannone, insomma il mortaio, giustamente Magmortar era un mortaio, il mortaio direttamente allo spettatore. Ma che fosse spento, no? Che fosse spento e fumante, perché normalmente tipo spara delle fiamme, quindi anche se le spara lo spettatore non è, diciamo, relazionabile a un'arma vera, relazionabile a un lanciafiamme, dove lo trova un bambino in un lanciafiamme, invece magari un'arma da fuoco. Eccoci qua, dai, toccava, via Fede, ecco le trofie mie che c'ho. Ah, vabbè, ok, una di queste ce l'ho pure io, dai, una volta tanto ce l'ho pure io, no? Quella più scema probabilmente. Non più ormai, non più anche. Non più, ok, sì, è salita anche lei. La Grand Party, che in realtà Grand Party è il soprannome, il vero nome della carta, è tipo Trainer Certification, qualcosa del genere. È una carta che letteralmente certifica che sei un allenatore, un collezionista, cioè, quindi bisogna assolutamente averla, perché è un certificato ufficiale. E ovviamente era distribuito in questo evento, questo Grand Party, da cui poi il nome e il logo, nel quale le mascotte erano i tre uccelli leggendari, si raccoglievano punti e a un certo punto ti davano questo Cristo qua di carta, insomma è molto interessante. Ti davano una specie di patentino che ti veniva timbrato e a seconda di quante battaglie vincevi, insomma. E molto poi bene. Chiaramente potevi accumulare punti per questo concorso e accumulando abbastanza punti potevi ottenere queste tre carte. Primo premio, cioè in realtà terzo premio, secondo premio, primo premio, simulando ovviamente il casinò di Pokémon Rosso, di Pokémon Verde e Blu, il Porygon era quello che aveva bisogno di più gettoni, quindi di più punti. Paradossalmente però, chissà perché, la carta che è diventata più costosa da ottenere è proprio questa, lo Shiny Magikarp, e lo tiro fuori. Attenzione. Tiri fuori il pesce, giusto. Ah, beh, comunque, vabbè, qua di il Magikarp, dello Shiny Magikarp che abbiamo ricevuto noi con Fia sullo sfondo. Questo ha un'olografia molto simile a quella delle Shining di Neodestiny, quindi presente sul Pokémon e serigrafata in maniera differente, quasi metallizzata. Ed è un vero Magikarp d'oro, se vogliamo, molto molto figo. Mamma mia, che bellezza di carta. Una delle carte più belle di sempre, detti CG in Cerverso. E vabbè, la mia preferita, immagina quale possa Porygon. Essere. Porygon. Ovviamente Porygon, la mia preferita. Veramente. Di Makuni, peraltro, che è tutto schizzatissimo. E poi ho preso questa, che era molto carina, la Victory Medal d'argento del 2006, perché comunque è bellino che brilli Cosmolo qua. Le giapponesi wannabe, cosa vuol dire? Sì. Praticamente in Giappone, vado rapido perché sennò veramente ci si diventa scemi, i giapponesi crearono delle carte promozionali ispirate alle carte occidentali, ma in realtà stampate in Giappone, che a volte presentavano dei problemini nel cercare di imitare i font e l'impostazione americana. Questo è un Pikachu Shadowless che si trovava all'interno del CD, di quello CD dove c'erano anche gli starter, l'Angry Snorlax eccetera. Sembra lo Shadowless normale americano, ma in realtà è stampato su carta Media Factory, infatti è più leggero e più fragilino. Queste sono il Pikachu e il Jigglypuff chiamati Grey Star, che simulavano le Black Star, ma come vedete il font è tutto sbagliato, e poi invece della stella nera l'hanno fatta così grigia, appunto un po' sbiaditina. Sì, totalmente a caso, però ci sta, stavano provando, diciamo, a mostrare ai giapponesi come fossero le carte occidentali. Infatti quel Pikachu lì, il primo, nel CD c'era proprio un inserto, era accompagnato da un inserto che ti spiegava come fossero fatte le carte americane. Interessantissimo come roba. E poi, molto molto giappo, sì. E poi hanno fatto questo concorso, il JR Stamp Rally, cioè facendoli, perché sapete che in Giappone ogni stazione ha un timbro, completando la mappa dei timbri si ottenevano queste carte, appunto, che avevano stampato in America, cioè il Meo Game Boy Holo, che qui hanno fatto non olografico, il Mewtwo di Rush,
e Livy, che abbiamo visto prima, è sempre non Olo. Queste tre carte le ho pagate 1000 yen in Giappone. Madonna. Dio Cristo. Ecco, no, perché specifichiamo perché mi sto scandalizzando della cosa. Cioè, queste carte qui sono difficilissime da riconoscere perché sono quasi uguali dalle foto. Cioè, al tatto sono molto evidenti, però dalle foto è difficilissimo riconoscerle e costano un botto di soldi perché sono rare. E oltretutto la cosa brutta è che per un certo periodo i giapponesi importavano le nostre perché non le avevano. E quindi molto spesso, anche se siete su dei siti giapponesi, su Yahoo, eccetera, eccetera, non è detto che quello che state vedendo sia questa variant qui, ma magari è quello occidentale che loro hanno importato nei tornei, nelle cose, e quindi vi ritrovate con un nulla in mano, essenzialmente, vi ritrovate con la nostra. E tipo queste, tipo questo Pikachu in francese e questo Mew in inglese, che erano carte da spellare in delle riviste che spiegavano sempre ai giapponesi come vi faccio vedere la differenza principale. Cioè, per capire che la carta è diversa dovete guardare la superficie, che come vedete è mega lucida, è molto... Queste sono le Gotta, giusto? Sì, sì. Che tra l'altro esistono anche delle promo di Magic Gotta, sempre da spellare. Sono lucide perché ovviamente spellandole creavano questo effetto lucido, tipo le vending. Quel cazzo di buco, Dio mio, Dio. Cosa c'è in quel buco? Il Machamp col back rosso, dai. Allora, che cosa sono queste carte di merda? Anche qui vado rapido. Queste sono ulteriori promo Wizards particolari. Questo Machamp, come vedete, la gente dice, vabbè, è un classico Machamp in prima edizione, in Cosmo Holo, però è in inglese. E ai tempi il Machamp veniva stampato con lo Star Foil, non in Cosmo Holo. In Italia sì, ma in America no. Questo Machamp speciale, ed è per questo che ha il Cosmo Holo, appunto perché è promozionale, veniva venduto con un set, con CD, mazzi, eccetera, che ti insegnava a giocare. E insieme c'era questo Machamp particolare. Questo Meo si trovava in una scatola, tipo, sì, non era proprio dei cereali, ma una roba, uno snack americano. C'erano carte comuni e poi potevi trovare la carta premium, che era questo Meo con il bordo dorato. È il Meo Jungle in tutto e per tutto, tranne che per il bordo, molto particolare. Tra l'altro una di quelle promo molto di nicchia, che infatti non costano un cazzo. Poi la gente se ne accorgerà e la farà a 1000 euro, chiaramente. Esatto. Zapdos, sempre idem come Machamp. Idem come Machamp. Fossil, Star Foil, e allora loro hanno fatto il Cosmo Holo per questo set particolare. Questo è il Pikachu che davano alle 3, quindi proprio dovevi andare alle 3 e te lo davano, costa gli abusi. Infatti ha anche Shadowless con le guanciotte sbagliate, cioè rosse. Questo è il Pikachu E3, infatti vedete c'è il simbolo delle 3, no? C'è il simbolino delle 3, solo che lo davano su rivista per quelli che non potevano andare alle 3. Però purtroppo ci sono delle differenze sostanziali che lo fanno essere diverso da quello originale. E l'altro è Pocket Tour. Sì, e l'altro è il Pikachu del Pocket Tour, che si trovava solamente in Australia durante appunto questo Pocket Tour. Anche questo ormai costa gli abusi, come simpatico anche questo da trovare in queste condizioni. Ah, queste invece mi piacciono. Le pre-release, ovviamente si vocifera che esiste anche il Raichu pre-release. Il mistero è che abbiano messo un Pikachu, cioè un Raichu pre-release su tutta una shit di Clefable Jungle e l'abbiano stampigliato per sbaglio. Che poi anche là, come fai a sbagliare così? È una cosa fatta apposta, però. Clefable è molto prezioso, comunque è diventato veramente costoso ed è praticamente impossibile, infatti non esiste PSA 10, se non sbaglio, non credo che nel frattempo l'abbiano tirato fuori, è essenzialmente così difficile da trovare in buone condizioni che una volta, cioè anche quelli vagamente near mint costano uno sfacelo. Questo perché venivano distribuiti in delle scatole sfusi proprio a cazzo di cane alle prime leghe per presentare il primo evento pre-release di Pokémon, e quindi erano tutti sbeccati sul retro, erano tutti qualche punto. Come il mio, infatti questo è un 7, però è... è comunque molto molto bello da raccoglitore, assolutamente, più o meno come il mio, forse il mio c'ha qualche puntino in più. Però mi sono accontentato perché questo purtroppo, o così o pomì, come si diceva, insomma. Ah sì sì, non, 10 non è mai stato preso, quindi non esiste perfetto tutto, diciamo, al giorno d'oggi. Pre-release però premium, quello con il marchietto particolare, prima edizione. Dark Gyarados, il Misty Sidra, sempre tutti pre-release, come potete vedere dalla descrizione, cioè dalla layout. E poi infine ci sono le promo Wizards con il marchietto dorato,
che questo è interessante, eh? Questa si trovava in Italia su Topolino, te la davano in Topolino. Cavuto, c'erano tutti questo marchetto Wizards dorato, e anche queste erano carte premium che ti davano in giro per attività particolari. Sì. La più rara è Dark Charmeleon. Dark Charmeleon, sì, la più interessante secondo me è Dark Arbok, perché se non sbaglio la diedero per il capodanno cinese. Bellissimo. Questo sono i 9 Pikachu, diciamo, in lingue diverse che davano con l'albumino dei Pikachu, e la cosa bellina è che c'hanno la codina dorata, vedi? Così, basta. L'unica... E ognuno è una lingua diversa, sì. E, ah, l'altra curiosità è che c'è il Pikachu di compleanno non holo per la prima volta, però sì, niente di eclatante. Neophiles 2? Questo ne parlavamo l'altra volta, no? Il famoso trittico... con Espeon, Umbreon e Eevee non c'è mai arrivato, è esclusivo e forma una sorta di puzzle di illustrazione in queste rovine d'alfa molto precolombiane, diciamo, come gusto. E infine il Charizard, che va a completare il set da 3 che vi abbiamo mostrato prima: Pichu, Entei e poi Charizard. Eccolo qua. Di particolare, però è di Sugimori. Eh sì. Neo c'è scritto chiaramente, perché era un album binderino da 9 carte. Neophiles 3, dove abbiamo l'unica differenza è il Celebi, che qui è olografico, nei set occidentali era raro, poi tutto il resto l'avete già visto nel video precedente. Sì, tutte carte puzzle. Si parte con le carte, i reader, ciao, aia. Mamma mia, non ce la faccio. Qui ci sono un po' di belle botte. Sì. Immagini. Ma come cazzo vabbè, si fa? No, sono robe un po' così. La prima, diciamo, vabbè, a parte Lapras e Ponyta, che sono variant di carte da set, diciamo, semplicemente sono unlimited, se non sbaglio. E la prima vera promo è Kecleon, che fu, se non sbaglio, anche il primo Pokémon di terza generazione spoilerato, diciamo. Poi ci sono le altre due promo del film di Celebi, che abbiamo visto anche come best da noi, non si capisce perché. Questa è bellissima. Queste lì davano sugli aerei e giocavano a nascondino. Vedete, c'è Pikachu nascosto, l'arbitro lo cerca e di conseguenza a specchio c'è Pikachu che dice di stare zitto allo spettatore con l'arbitro che lo cerca. Queste sono veramente molto carine. Poi vabbè, Celebi del film, un altro Celebi del film, Bill, carino, con un artwork nuovo rispetto a quello del set base. È quello di seconda gen, è lo stile di seconda gen. Sì. Poi abbiamo, vabbè, Ho-Oh e Lugia. Ho-Oh e Rapidash, che sono quelli del Pokémon Center. Da noi sono arrivati col Pokémon Center di New York. Eccole qua, subito le lotterie, dai, togliamoci il pensiero e via. Le lotterie, come sapete, i giapponesi piacciono tantissimo le lotterie a premi, e quindi essenzialmente avevate la possibilità di prendere queste cazzo di olografiche Cosmo, Holo, tra l'altro, bellissime. Variant rispetto a quelle dei set regolari Expedition. Charizard senza dubbio è uno dei più bei Charizard su, diciamo, in circolazione probabilmente, della Nishida tra l'altro, ovvero la sua ideatrice, piccola chicca quella. E niente, quelle di seconda gen sono molto più comuni rispetto a quelle di prima gen e anche più, diciamo, meno popolari, quindi insomma meno costose, però si tratta comunque di belle botte. Queste carte si trovano non olografiche nei nostri set occidentali Expedition. Io le ho prese tutte mint, tutte 6 a 400 euro. Ok, ci sta, bellissimo. Non tieni conto, bellissimo, non male. Shining Makuni, vedete, le Shining non finiscono qui. Hanno fatto Shining Makuni, ma come? Perché viene illuminato da un faro, chiaramente. Faro. Cioè, è geniale sta cazzata, ti giuro. Sono proprio cose demenziali alla Takeshi's Castle, comunque. Poi abbiamo le carte del Pokémon Center di Tokyo e di Osaka. E impossibile a trovare mint, perché le sigillavano nella bustina trasparente con il gettone del Pokémon Center che si impregnava sulla carta. Pikachu che guarda una nuvola a forma di Pikachu, molto interessante. Queste qui sono tutte promo McDonald's, laddove le McDonald's non erano solo delle pigre ristampe olografiche delle carte dei set, ma erano versioni alternative illustrate sempre dall'illustratore del set regolare, ma in situazioni differenti. Tipo c'è più avanti un Donphan che sfonda un muro in Aquapolis e che invece è stanco e sfinito nelle McDonald's. Quindi molto molto carina come roba. Ci sono alcune carte molto popolari qua in mezzo, tipo per esempio Umbreon, sbaccato sul tetto, perché ormai abbiamo capito che gli Umbreon stanno tutti sbaccati sul tetto. Di recente è uscita un alternative di un Umbreon VMAX sbaccato sul tetto, quindi immagina sfondato proprio. E poi ci sono le promo del film, il Touch Exchange. Eccolo qua. Prima.
Cambio generazionale, dall'altra parte la bimbetta. Questo era, era un Pichu che si trovava nel playmat dedicato a Pichu e si trovava anche lì che circolava come il povero Slowpoke. Altre promo McDonald's, dove c'è tra l'altro il Sunset Mew, questo Mew che guarda il sole tramontare. Questa è una delle carte più ricercate, più belle secondo me di sempre, e riguardo Mew. E poi sì, il Donphan che dicevo prima, distrutto dalla fatica, tipo un po' alla Rhino. Altre promo McDonald's, quella lì è una versione alternativa del Pikachu Rally, che vedremo tra poco. Ne hanno fatte due versioni, appunto, che fanno parte dello stesso puzzle, ma hanno pose differenti. L'energia cristallo, cioè oltre Pokémon cristallo come Nidoking, Charizard, eccetera, che vedremo più avanti, fecero anche delle energie cristallo, però tutte completamente trasparenti ed olografiche. Molto bellissimo. Questa qui compone un'illustrazione, come diceva Fede, questo potete intercambiarlo a questo Pikachu, che qui è in attacco e qui è fermo, diciamo. Poi una delle serie secondo me più belle ma più ignorate, più sottovalutate se vogliamo, le promo T. Periodo le T promo, queste qui veramente c'era un periodo che non le conosceva nessuno. Sono diciamo strutturate in triadi e venivano date ognuno con questo trainer magazine, ognuno dei diciamo delle triplette venivano date questo trainer magazine e rappresentano dei Pokémon in gruppo, quindi per esempio l'Evolution, oppure gli starter di mezzo di Kanto, gli starter di mezzo di Johto, la linea evolutiva di Dratini, eccetera eccetera, tutte illustrate dallo stesso illustratore, e poi componevano questa sorta di puzzle che era l'illustrazione di copertina della rivista. Quindi una cosa molto molto carina. Tra l'altro sono relativamente facili da fare perché costano un bel po', ma sono poche, quindi diciamo si recuperano più o meno facilmente. Qui facciamo vedere rapidamente tutti i set. La famiglia di Slow. A casa ho la maggior parte di questi albi. Sì. Ok, sì, bellissime, di Arita, gli starter di seconda generazione. E le troviamo anche dietro, eccole qua. E poi abbiamo gli uccelli della Rada, bellissimi, veramente stupendi. E la famiglia di Dratini, che tra l'altro è la copertina della mia pagina praticamente da sempre. La famiglia di Larvitar, che poi in Occidente è uscita nelle carte pop, infatti il Tyranitar esiste anche olografico. Da noi, e poi queste non sono mai uscite. Ovviamente la famiglia di Whismur di Imakuni, e vedete il Whismur che piange e rompe i coglioni ai Imakuni, il Lodred che tipo grida e lascia indifferente Imakuni, e poi c'è l'Explode che gli distrugge i timpani direttamente. Molto molto figo, mi piacciono un sacco queste tre. Promo di terza in inglese. Oh, oddio, tosta, zitto, è un casino. oddio. Beh, comunque qua ci sono delle belle robe sicuramente, e le prime due venivano da dei team, credo, sì. Poi vabbè, promo di varia natura, anche addirittura alcune reverse, alcune con prodotti promozionali, alcune alla Lega, gioco organizzato, quelle tre olografiche sono veramente rognosissime da trovare, tre starter. Pikachu, bellissimo, fantastico, di Saito, quello che fa... È di Saito, super anime infatti. Queste sono molto rare, mamma mia, rompevano questo per trovarle belle, anche soprattutto ci è voluto un botto. Avevano delle particolarità quando venivano distribuite, alcune le distribuivano reverse, alcune col marchetto Winner, alcune appunto di nuovo reverse, e insomma erano tutte promo che venivano distribuite come premio, e stesso discorso ragazzi di prima. Sì, per lo più quello. Ecco, qua per esempio queste venivano distribuite col DVD, per esempio, del film di Latios e Latias. Sì, ce ne sono, in realtà sì, sono di varia natura, molte fanno parte appunto di confezioni o cose del genere, questi venivano dai vari premium pack, eccetera, eccetera, che in terza generazione, a differenza delle precedenti, quando la distribuzione ritornò a Nintendo, ricordiamo questa cosa, e poi magari... ne parleremo meglio quando vedremo le espansioni di terza generazione, però a quel punto la Nintendo riprese in mano tutto e cominciò a tirare fuori un sacco di confezioni promozionali che contenevano appunto promo, cosa che ai tempi della Wizards non succedeva, c'erano poche confezioni, tutte gift box di solito particolari eccetera. Quel Metang io l'ho pagato assolutamente un cazzo, ma è una delle carte più rare di questa gen. È vero.
perché sì, era una stadium promo, una rottura di coglioni, niente male. Comunque vedete, molto varie. Ecco, quella lì, per esempio, il Tropical Wind è l'unica carta Tropical che vale relativamente poco, perché fu distribuita non solo a chi partecipava al torneo in questione, ma anche agli spettatori, quindi ne esistono moltissime copie in più rispetto alle altre. È l'unica fattibile, le altre sono tutte tipo quella lì, la Tidal Wave è decisamente molto più costosa. La davano al mondiale del 2005, addirittura questa è dello staff e l'ho recuperata dello staff. Proprio sì, per flexare un po', sì. Queste erano delle tin, per trovarle in queste condizioni ho dovuto faticare perché erano incastrate in un pezzo di plastica che si vedeva poi dalla finestra di metallo, come molti si ricorderanno. E quelle lì venivano dai power pack, cose del genere. Tra l'altro quel Tiplosion è una illustrazione alternativa rispetto a quello di Unseen Forces, posa diversa, stesso illustratore, stesso stile. Qui abbiamo Tropical Tidal Wave del mondiale invece del 2006, questa però è della top 32, top 32, cioè se arrivavi in top 32 al mondiale ti davano questa carta con questo marchio. Poi queste sempre da teen, quindi Kyogre, Groudon e Rayquaza, Mew sempre Power Pack. Sì, mamma mia, ingabbiatissimo. Loranberry Winner, queste sono tutte le Winner invece. Loranberry Winner e le tre Energy Winner. Tutte olografiche anche sul pallino. Quelle molto particolari, versioni olografiche di carte presenti in X-Dragon, se non sbaglio. E qui ragazzi, guarda, io schippo perché non ce la sto per fare più. Queste sono le stamp, mamma mia ragazzi. Allora, queste sono carte già esistenti qua e là, ma che hanno ridistribuito con uno stamp in più per vendere riviste, per farti partecipare a particolari promozioni, oppure hanno delle pre-release. Vi faccio vedere rapidamente, questo era il Professor Program, un programma tipo una tassa che rinnovavi, ti mandavano delle carte, dei materiali illustrativi e ti davano anche queste energie qua. Questa è la pre-release di Sandstorm, la pre-release di X-Dragon. Questi sono quattro Bagon tutti uguali, che però si trovava nello Scry Magazine, alla Gen Con, che è un'altra manifestazione, e all'Inquest, che è un'altra manifestazione americana. Te lo davano solo lì. Non esistevano comunque, dovevano per forza fare solo Bagon. Sì, solo Bagon 100 volte. Questi, figuriamoci, questo te lo davano se partecipavi al torneo della città, cittadino, al torneo, cos'era questo? Regionale, tipo. Statale, sì, regionale, questo era il nazionale. Figuratevi questo Charizard qui, che si trovava comunque in X-Dragon con questo marchio, quanto possa valere. Pre-release di Team Hydro e Team Magma, la merda. E questo è sempre un Bagon che ti davano a quel torneo lì. Una linea evolutiva tipo questa, quella Roma, sì, solo che io ce l'ho col marchietto staff per non farci mancare niente. Ah, vabbè, ok, sì, allora. Altre pre-release, Professor Rock Research con il Professor Program, la più rara delle pre-release di terza, ovvero Darkundum. Sì, bello. Ecco, vedete, le pre-release per fortuna sono migliorate, perché qui erano letteralmente la carta del set con lo stampino, adesso invece sono holo con l'illustrazione alternativa, cazzi, ma... Erano cose in più alle promo normali. Sì, molto easy, diciamo. Deoxys DX, Deoxys, ma con il marchio Dexny Deoxys argentato, si trova nel DVD. Anche di questo. Campionato regionale, Pokémon Day tedesco, perché tutto è in tedesco, anche questa Pokémon Day tedesca. C'è anche un'altra che è tipo la, com'è, la Stadium Challenge, costa miliardi, è una trophy card, è rarissima, ovviamente non è da prendere e... no, mai. No, assolutamente. Poi abbiamo, sì, l'altro Rayquaza, il decimo anniversario, quello lì si trovava sempre, sì, decimo anniversario, anche il Pikachu, cioè, si trovava anche da noi, anche in italiano esiste qualcosa lì. Release Manectric pre-release di Deoxys, un altro trico del Gen Con, un Torchic del Wizards World Chicago e anche Mudkip del Wizards World Chicago, si trovavano solo lì. Grampig pre-release di X Smeraldo. Smeraldo, sì. Questo lo trovavi solamente al Nintendo World del maggio 2005, questo solo al Comic Con. Professor Birch Holo, molto bellino. Professor Program, altra linea evolutiva. Da evolutive, si era capito, ormai lo facevano così, molto carina comunque. Come però idea. Cos'è che cambiava? Ah, questo però c'è State e Regional, c'è il marchietto diverso. Non c'è anche niente. Poi sì, pre-release di Unseen Forces. Ah, questa è una chicca.
Ho-Oh in italiano del Pokémon Day di Miravilandia. Ed eccoci qua, ragazzi. 5 euro l'ho pagato. Vaffanculo. La carta, secondo me, importantissima. 5 euro. Quella, secondo me, è una di quelle carte, tra virgolette, sottovalutate. Anche se c'è stato un periodo in cui PSA ne ha gradati, per sbaglio, 2, nonostante fossero italiani. Li hanno piazzati su eBay a 2500 euro, ecco. Quindi la gente improvvisamente li ha tirati fuori nei gruppi. Ed è stato quel momento che io, per fortuna, sono stato molto felice di averne 5 o 6 da qualche parte, non ricordo più. Però è molto simpatica come roba. È molto influenzabile il mercato, è molto influenzabile la gente che lo compone, insomma. Quindi basta una troiata del genere e la gente impazzisce. Dato super artwork di Saito, quindi rispetto. Lugia del Pokémon Rocks America, Metang pre-release. Qui ci sono i vari Ditto che si trasformano negli starter e non solo. Sì. In Charmander che si trovava all'Origins del 2007. Questa è stata difficilissima, è l'ultima promo che ho preso. Il Ditto Squirtle del Game Expo del 2007. Te lo ricordi che lo trovai? Stavo per mettermi a piangere, tipo, perché non l'avevo manco mai visto in vendita in 3 anni di ricerche. Mai. Madonna. Tentacruel pre-release. Ditto del Comic Con di San Diego, anche questo molto difficile. Altri campionati vari, altri pre-release di merda. Questo si trovava nella rivista Crates Club. Sì, che è uno di quelli più rari, cioè no, più rari, più conosciuti più che altro di quegli stampini, quella del Crates. Linea evolutiva con Blastoise Staff. Questo lasciamo perdere. Sì, anche quello mi ricordo, me lo comunicasti. Pre-release, Professor Program e pre-release. Poi, promo giapponesi ADV-P, cioè che erano attività promozionali particolari. Questi si trovavano nei sussidiari, mi pare, delle elementari, dei libri per fare gli esercizi. Ci trovavi queste robe tipo flashback da Vietnam. Sì. Cioè, proprio... Roba tremenda. Questo Flygon che mi ha fatto scoprire Nicolò, Mario Rossi, che non sapevo della sua esistenza. A quanto pare esiste in versione holo, io sapevo esistesse. Poi queste carte variant del film e una piccola energia Cosmolo. Promo Play. Aia, ecco, quello è un brutto buco che ho nel raccoglitore, quel mio maledetto, che ho rifiutato a 100 euro. Dai, Fede, ma fai non l'ho rifiutato oggi a 100 euro, l'ho rifiutato 10 anni fa. Ok, allora va bene. No, sai, comunque. No, ma quanto sta adesso, giusto per curiosità? Non lo so. Io l'ho pagato 400, però okay, non lo so. Penso che stia a 10 volte. Va bene, ok. Comunque, questo è bellissimo, è che siamo io e Agnese che guardiamo le carte Pokémon. Queste sono molto belle. Questo è un blocchetto di carte che mi ha venduto Iromiglio a niente. In celofanate, erano nel pacchetto originale. Sono tutte carte a cui puoi aggiungere il nome, quindi Dario. Ricordo l'immagine per capire se fossero tutte o mezzo. I miei hater che speravano che fossero 3 e invece poi erano 9, erano tutte. Era una cosa... Sì. Quel Mew, tra l'altro, è clamoroso, secondo me. Sì. Le energie sono anche molto belle, la boost energy, madonna. Che se qui sono, ci puoi mettere il tuo, questo di Arita, ci puoi mettere il tuo nome, era molto figa, la Master Ball olografica, eccetera. Consiglio di mettercelo il nome, cioè in caso. Sì, grazie di avermelo consigliato, perché lo farò sicuramente. Queste sono incredibili e sottovalutatissime, queste due ex. Queste sono le migliori ex che esistono, non c'è cazzi. Queste sono ex disegnate, Cristo Dio finalmente, e sono due ex, cioè Ho-Oh e Lugia, che simulano ovviamente lo stile delle Ukiyo-e giapponesi. Esatto. E appunto sono sottovalutate, perché tuttora ho visto che non sono salite chissà quanto di prezzo, non le conosce nessuno. Prima di oggi non le conosceva nessuno. Prima di oggi. Jirachi. Queste sono le promo PGCP, difficilissime da trovare in queste condizioni. Questa è la versione normale della versione lenticolare che si trovava nel mazzo. Snorlax, sì, quelle sono, varie carte. Lì sono uscite un sacco di carte coi proprietari, che in realtà non erano i proprietari, ma erano tipo la zona geografica dove si trovavano i Pokémon. Poi vabbè, energie, questa è una carta molto interessante, si chiama Pokémon Card Laboratory, praticamente il laboratorio dove, secondo Pokémon Company, si fanno le carte Pokémon. La
detto così. Sì, Raluz Snorrax Cosmolo, questa è bellissima della Mori, un trico che è stato fotografato davanti alla torre di Yokohama per il Pokémon Center di Yokohama, distribuita solo al Pokémon Center di Yokohama. Aprire un parco a tema temporaneo di Pokémon e per ogni attrazione, un modello giostra e non modello Gardaland, cioè io pago per salire sull'attrazione, pagando l'ingresso alla giostra ti davano una carta dedicata a quella ride, a quella giostra. E qui trovate il logo di ogni ride. Come? Piccola chicca, proprio a causa di quel logo lì, e sono delle carte delle quali non conosciamo l'illustratore. Lo possiamo cercare di indovinare, ma non lo sappiamo tuttora. Che coglioni. Sì, che strano. Ecco tutte sì, altre carte, sempre del parco, che si trovavano a 2-3 euro imbustate, le ho prese tutte, e ora chissà quanto costano, godo, merde, che mi dice: Dario, non fare così in fretta, ti perdi il valore della ricerca, andatevene a fare in culo. Poi queste sono le, scherzo, e queste sono le energie PGCP, queste qua soprattutto costano 400-500 bombe l'una, perché dovevi partecipare a questo torneo particolare solo in Giappone. Vincendo 3 gare di fila prendevi un'energia, quindi dovevi vincere ripetutamente per prendere il set da 6. Esistono queste carte, ma non in Cosmolo, in Occidente. Questo bellissimo. Si trovava in un tipo un porta mazzi di plastica. Sì. Varie promo, sempre roba, sì, Auras Lucario, un po' di mille roba, Auras Lucario. Mille Auras Lucario, sì, ce ne sono almeno 4 e ce n'è anche uno ex. I 3 regi dedicati al film dei regi. Bellissimi, tra l'altro, invece da noi sono usciti con lo stock di Sugimori, grazie, non male. Le energie Olo, sì, Cosmolo. Olo, sì, bellissime. Questa è la Champion Road che in Giappone abbiamo ottenuto Cosmolo, mentre da noi vale un botto di più e non è Olo, eccola. Suka. E parlavo proprio di quella prima, quando dicevo che la Championship Arena. La Championship Arena, sì. Mm-hmm. La mettevano sotto alla porta dell'albergo dove alloggiavano i vincitori, quindi voi immaginate che fine abbiano fatto queste carte. Questo è un bellissimo Minun e Plasle che si abbracciano con il marchietto, c'è cioè anche senza marchietto. Carino. Infine 200 Manaphy diversi, però sì, proprietari vari. La vera bellezza è questo Manaphy che si accoda al Pikachuana, infatti vediamo un aereo in lontananza, c'è il Pikachu sopra Wilmer che abbiamo ottenuto tramite Pop, e ecco, in Giappone c'era anche in più questo Manaphy. Infine chiudiamo con i layerini che c'erano. Che carini, no, questa cosa io l'apprezzo un sacco, tutti i vari insertini. Queste sono proprio robe belline, secondo me, il vario acchiappa Mew. Lo sconto per il DVD del Gigante di Ferro. Anche Madonna. Stupendo. Mamma mia. Ma no, è una cavalcata proprio. Ma che collezione è, Fede? Che collezione è questa lì? Vabbè, che cosa si può dire, Dario? Ma infatti io l'ho sempre detto, io approvo davvero tanto, non che ci sia bisogno della mia approvazione, però sai, no, tipo i vecchi che si mettono davanti al cantiere con le braccia dietro la schiena e fa però questo lavoro è stato fatto bene. E questo lavoro è stato fatto bene, effettivamente. Perché comunque c'è stata una grande ricerca dietro, infatti... Giustamente te scherzavi sul fatto no, il gusto della ricerca ci metti molto, però in realtà il gusto della ricerca ce l'ha avuto Dario, nel senso che per tante di queste robe qui, cioè sono robe che non colleziona veramente nessuno, cioè le conosciamo in 3 stronzi ed è carino approfondirle comunque, poi se uno ce la fa le prende tutte subito, se no insomma le rimanda come me e poi non le prende mai più perché ormai è salito tutto troppo. Belle belle cose, tante storie, come dicevo, collezionare Pokémon senza collezionare le promo significa perdersi una parte veramente tanto importante, una delle parti più importanti. Sì, senza dubbio. Castle of Cards su Facebook o su Instagram, cercate Fede perché veramente ne sa a pacchi, lo ringrazio ancora, grazie amore mio, ti abbraccio forte e ciao. Ciao.